Rising Team. Bentley Continental GT convertibile, l'essenza di un gran turismo di lusso. Alfa Romeo a Balocco per scoprire le più innovative dinamiche di guida del marchio di Arese. Hyundai, l'ammiraglia formato SUV per il mercato degli States. Raduni, con il Classica Club Napoli al 20° Tour della Penisola. Flash News. Rising Team. Bentley presenta la nuova Continental GT convertibile. Disegnata, progettata e realizzata a mano in Gran Bretagna, incarnazione di tutto il sapere acquisito dalla casa di Crewe nella sua lunga storia su come creare le Gran Turismo più eleganti e raffinate al mondo, la GT convertibile rappresenta l'essenza stessa del prestigioso brand. Lo stile elegante e scolpito degli esterni si fonde in perfetta armonia con lo splendido abitacolo realizzato a mano e impreziosito dai materiali più pregiati, con rivestimenti in cuoio di alta qualità e radiche da fonti sostenibili. La capote si apre e si richiude in soli 19 secondi, fino ad una velocità di marcia pari a 50 km orari, trasformando la Continental GT convertibile da un lussuoso coupé a una fenomenale Gran Turismo decappottabile con un semplice pulsante. Sono disponibili 7 diverse tonalità per la capote in tessuto, inclusa per la prima volta un'autentica finitura tweed. La nuova Continental GT convertibile esalta l'esperienza sensoriale della guida a capota aperta con prestazioni dirompenti, merito di un potente motore V12 da 6 litri Bentley ed una trasmissione a doppia frizione e 8 rapporti. Il nuovo gruppo propulsore si avvale delle più recenti tecnologie di gestione del motore per generare 635 cavalli e 900 Nm di coppia e offre un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 3,8 secondi fino ad una velocità massima di 333 km orari. La nuova Continental GT convertibile vanta inoltre innovazioni di rilievo per quanto concerne la maestria Bentley nell'integrazione della tecnologia. Un sofisticato quadro degli strumenti, interamente digitale e orientato alle esigenze del guidatore, insieme al Bentley Rotary Display, sono tra le innovazioni principali per chi è al volante. Il display presenta un ampio schermo tattile da 12,3 pollici alloggiato in un'unità a tre lati. L'unità ruota lasciando emergere dalla radica il touchscreen oppure tre splendidi quadranti analogici, offrendo ai clienti la possibilità di prendere una pausa dal mondo digitale. Elegante, sofisticata e raffinata, la nuova Continental GT convertibile rappresenta l'eccellenza delle Gran Turismo cabriolet di lusso. Rising Team. Svelati in questi giorni, per la prima volta, i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo, con un evento originale tra workshop tecnici e sessioni di guida specifiche presso il Balocco Proving Ground. Un viaggio alla scoperta delle più innovative ed esclusive soluzioni tecnologiche che rendono ancora più esaltante l'esperienza di guida a bordo della nuova generazione Alfa Romeo. Riflettori puntati sulla trazione integrale con tecnologia Q4, progettata per gestire la motricità del veicolo in tempo reale, e sull'Integrated Brake System, che riduce sensibilmente lo spazio di frenata su qualsiasi fondo stradale. Spazio anche alla tecnologia Torque Vectoring per il massimo controllo della trazione e all'esclusiva architettura delle sospensioni Alfa TM-Link per un handling senza compromessi, cui contribuiscono la perfetta distribuzione dei pesi e un eccellente rapporto peso-potenza. Con Guglielmo Caviasso, Product Development Head and Vehicle Integration and Validation. Buongiorno, oggi siamo al centro sperimentale di Balocco, storica pista dell'Alfa Romeo, dove tecnici e sperimentatori sviluppano le più recenti innovazioni tecnologiche sulle vetture del gruppo FCA. In particolare vorremmo entrare nei segreti che stanno dietro l'esperienza di guida unica dell'Alfa Romeo. Cominciamo dall'officina con la vettura sul ponte per vedere in dettaglio come sono progettate le sospensioni. La sospensione anteriore ha un'architettura quadrilatero alto, la soluzione più raffinata ed esclusiva.
per garantire prestazioni eccellenti. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo progettato una soluzione unica, brevettata, che consente di ottimizzare l'impronta terra del pneumatico e garantire linearità di fini di sterzo fino all'accelerazione laterale limite. Ciò si traduce in un'eccellente tenuta di strada e una capacità di controllo unica. Per il posteriore abbiamo introdotto un'architettura multilink, dove abbiamo sviluppato una soluzione brevettata per il controllo della convergenza. Ciò si traduce in caratteristiche di rigidezza trasversale, che significa elevata stabilità, senza compromettere la capacità di filtraggio verticale e longitudinale. Questa architettura di sospensioni ci ha quindi consentito di raggiungere livelli unici di agilità e stabilità, aspetti tra loro contrastanti e nel contempo un comfort eccellente. La raffinatezza della meccanica non è però solo sufficiente a garantire prestazioni uniche. I numerosi sistemi di controllo attivi, dal sistema Q4 di trazione integrale al torque vectoring, al sistema di stabilità, alle tecnologie di motore cambio, servono e il loro coordinamento servono a fare il resto. L'esclusivo sistema sviluppato da Alfa Romeo, lo Chassis Domain Control, è il vero e proprio cervello della vettura, che gestisce in tempo reale e armonico tutti i dispositivi elettronici che intervengono nel comportamento stradale, rendendo la guida estremamente naturale, istintiva e sicura. Un attore protagonista è l'Active Torque Vectoring delle versioni quadrifoglio. È un differenziale attivo contenente due frizioni per distribuire in modo indipendente la coppia tra le ruote posteriori. Il torque vectoring consente di aumentare l'accelerazione laterale massima, di massimizzare la trazione e di gestire contemporaneamente agilità e stabilità della vettura. Sul resto della gamma montiamo un differenziale meccanico posteriore autobloccante, equipaggiamento non comune su questa classe di vettura. Un sistema di trazione integrale di un Alfa Romeo non può semplicemente garantire la massima motricità in tutte le condizioni di aderenza, ma deve assicurare il massimo piacere di guida proprio di una pura trazione posteriore. Il cuore del sistema è l'Active Transfer Case, realizzato su specifica Alfa Romeo, che consente di trasmettere fino al 50% della coppia alle ruote anteriore. La ripartizione di coppia è modulata istante per istante, grazie a un sistema di attuazione estremamente rapido e preciso. Consente di trasferire 1000 Nm al differenziale anteriore in meno di 150 millisecondi, governato da strategie di controllo proprietarie che agiscono in modo predittivo in funzione del comportamento della vettura, delle condizioni di aderenza disponibili a terra e delle richieste del guidatore. Il tutto con un aggravio di peso estremamente contenuto di circa 50 kg. Le Alfa Romeo con tecnologia Q4 garantiscono il piacere di guida di una trazione posteriore e la motricità e la sicurezza di un 4x4. Anche l'impianto frenante sviluppato per Giulia e Stelvio è unico ed esclusivo a garanzia delle prestazioni di una sportiva di razza. Abbiamo adottato pinze fisse in alluminio su tutta la gamma e sulle versioni quadrifoglio offriamo dischi carboceramici. Ma l'innovazione più rilevante è senza dubbio la tecnologia Brake by Wire, dove abbiamo unito in un solo componente pompa, servofreno e sistema di stabilità. Ciò garantisce tempi di attuazione e quindi spazi d'arresto best in class in ogni condizione di aderenza, consistente contributo alla riduzione dei pesi, 6 kg contro i 10 kg di un impianto tradizionale, un feeling pedale freno ottimale in tutte le condizioni, dal funzionamento in modulazione ABS fino alla compensazione della corsa nell'utilizzo estremo. La tecnologia ABS è presente in modo trasversale su tutta la gamma, a testimonianza dell'approccio top-down seguito con lo sviluppo di tecnologie uniche sul top di gamma, la quadrifoglio e poi estensione a tutti gli altri modelli. Racing Team. La Hyundai entra nel mercato delle SUV full size presentando al Salone di Los Angeles la Palisade, che sarà prodotta in Corea e commercializzata nel 2019 negli Stati Uniti. La vettura si basa su una nuova piattaforma pensata per esaltare lo spazio interno e garantire il massimo comfort per i 7 passeggeri, ma grande attenzione è stata rivolta anche al design, dal momento che la Palisade si posiziona all'apice della gamma del marchio.
Lo stile riflette quello globale della Hyundai, con elementi ulteriormente evoluti, come la grande mascherina con profilo cromato inferiore e i gruppi ottici su due livelli, oltre all'evidente bombatura del cofano. La linea di cintura relativamente bassa e l'ampia vetratura illuminano l'abitacolo e slanciano la fiancata, insieme ai cerchi di lega da 20 pollici, mentre in coda ritroviamo il tema dei gruppi ottici verticali. Grazie alla cura delle superfici e del design è stato possibile raggiungere un CX di 0,33, funzionale per la riduzione dei consumi. Gli interni prendono le distanze da altri modelli Hyundai e propongono una palpebra unica che unisce la strumentazione con schermo da 12,3 pollici e l'infotainment con il display da 10,25 pollici. Oltre alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, il sistema offre anche la ricarica wireless e l'impianto audio Infinity Clarity Surround, oltre al pacchetto BlueLink per la connessione remota al veicolo attraverso web, app, smartwatch o Amazon Alexa. Il guidatore può contare anche sull'head-up display a colori e sul driver talk che amplifica la voce per raggiungere tutti i passeggeri a bordo. Un apposito sleep mode permette invece di escludere l'impianto audio per voce e musica nella seconda e terza fila. Nella console centrale sono concentrati i comandi fisici, tra cui spiccano quelli della trasmissione automatica, per la quale sono previsti i pulsanti al posto della classica leva. La terza fila propone sedili ripiegabili elettricamente, mentre la seconda fila è disponibile sia con il divano a tre posti sia con due poltrone singole. Queste ultime possono essere dotate di riscaldamento e ventilazione come quelle anteriori, mentre ogni passeggero ha a sua disposizione una presa USB dedicata. Con un'esagerazione tutta americana, sono presenti ben 16 portabicchieri per i 7 passeggeri. La Hyundai Palisade sarà proposta negli Stati Uniti con un solo motore, il V6 3.8 aspirato a ciclo Atkinson da 291 cavalli e 355 Nm, abbinato al cambio automatico 8 marce, disponibile in versione 2-4 ruote motrici. Quest'ultima adotta il sistema H-Track con torque vectoring e differenziale autobloccante elettronico, mentre le modalità di guida sono Normal, Sport e Snow. Trattandosi di un nuovo modello, la Hyundai ha reso disponibili tutti gli ADAS più recenti. E da richiesta è inoltre previsto il Rear Occupant Alert, che controlla la presenza di bambini o animali nella vettura quando viene aperta la portiera del guidatore e vengono chiuse le serrature. Inizialmente la vettura invia un segnale sulla plancia, poi aziona il clacson e infine invia messaggi dedicati al sistema BlueLink presente sui dispositivi mobili del proprietario. La Palisade sarà venduta negli Stati Uniti a partire dall'estate del 2019. Dal 1 al 5 novembre scorsi, nel romantico scenario della penisola sorrentina ed amalfitana, il Classica Club Napoli ha dato vita ad una delle sue manifestazioni dedicate al vintage car e alle rosse di Maranello, da sempre più apprezzate a livello nazionale, nell'ambito delle attività radunistiche ASI, Automoto Club Storico Italiano. La kermesse ha tagliato il traguardo della 20ª edizione in splendida forma, ripercorrendo, come ogni anno, strade di grande bellezza lungo i tornanti della costiera e facendo tappa in location di fama internazionale, a cominciare dal Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento, dove gli equipaggi del tour vengono ormai accolti con un bentornati più che con un benvenuti, grazie al rapporto di profonda stima reciproca che si è consolidato nel corso degli anni fra il presidente del Classic Car, Giuseppe Cannella, e lo staff dell'incantevole albergo sorrentino. L'edizione numero 20 del tour ha avuto un claim speciale, Insuperabili, nell'orgoglio di celebrare il 35esimo anniversario di un club nato nel 1983, in irrefrenabile crescita da allora e da molto tempo al vertice nella classifica delle manifestazioni auto ASI. Stavolta non favorito da condizioni climatiche che in quei giorni hanno messo in allerta l'intera penisola italiana, non solo quella sorrentina, il 20esimo tour non ha comunque particolarmente risentito della copiosa pioggia, perché la voglia di ritrovarsi fra soci ed ospiti ha prevalso sui non propizi bollettini meteo e da più parti del nostro paese sono giunti in tanti all'appuntamento con il quale il Classica Club Napoli conclude tradizionalmente il calendario delle proprie iniziative.
Il sole era negli occhi dei partecipanti, che hanno condotto in costiera meravigliose creature a quattro ruote, sfidando le intemperie e dimostrando, fra l'altro, la maestria dei drivers sul bagnato, al volante di vetture d'antan. Il 20° Tour della Penisola, valido anche come ultima prova del campionato sociale 2018, ha raccolto un'imponente carovana di Ferrari, d'epoca e moderne, protagoniste indiscusse degli incontri del Classic Car. Ma le eleganti livree di numerosi altri gioielli, italiani ed esteri, hanno condiviso con le rosse un palcoscenico degno dei fasti della migliore industria automobilistica mondiale del secolo scorso. Il parterre ha difatti consentito di rileggere pagine emozionanti della storia dell'automotive del Novecento, con la presenza di esemplari molto rappresentativi della produzione Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Jaguar, Triumph. Fra tante meraviglie, una Lancia Aurelia B20 del 1954, due Flaminia, convertibile del 1960 e Supersport del 1965, accanto ad un affascinante Fiat 1005, alle Mercedes-Benz 190 SL e 350 SL, alla Porsche 356, alla Simca Roan Grand Large, in un'inusuale quanto raffinata passerella, in compagnia delle Ferrari più attuali, fra cui le recentissime F12 Berlinetta. Radunati in una spettacolare carovana, i partecipanti al 20° Tour della Penisola hanno raggiunto dapprima Positano, sostando allo Chez Black, e il giorno seguente si sono diretti a Capri, lasciando le vetture in hotel, con pausa pranzo al Verginiello. Pregevole anche una serata nel tipico ristorante o parrocchiano al centro di Sorrento, ma i momenti conviviali sono stati molteplici, anche solo per gustare insieme una semplice pizza, fino a ritrovarsi nelle splendide sale dell'Eccelsior sul Vittoria per la cena di gala sabato 3 novembre. Relax, passeggiate, shopping per le ladies e il piacere di guidare su una delle più belle strade al mondo a picco sul mare, ma anche di conversare su una comune passione, hanno infine lasciato spazio alla nota agonistica con il round conclusivo del campionato sociale, il giro turistico a tempo determinato che ha animato Corso Italia domenica 4 novembre a Sorrento. Per l'assegnazione dei titoli 2018, nelle diverse categorie in cui vengono suddivise le auto iscritte, drivers e coéquipiers si sono sfidati in un'atmosfera di simpatica rivalità. La prova, cronometrata dalla sezione napoletana della FICRE, ha sancito la vittoria nella categoria Classic della Simca Aron Grand Large di Giuseppe Morena, davanti alla Fiat 1005 di Andrea Bona e alla Lancia Aurelia B20 di Dino Martini. Nella Post Classic, affermazione per Claudio Bassi sul Lancia Flavio Coupé, vincitore anche dell'assoluta, che ha preceduto la Mercedes-Benz 190 SL di Pietro Pignataro e la Lancia Flaminia Supersport di Antonio Barbato. Primato invece nella Modern per la Fiat Spider 850 Sport di Paolo Henke. Sul secondo gradino del podio è salito Francesco Foglia, Alfa Romeo Alfetta GT, mentre terzo si è piazzato Gennaro Tortora, Alfa Romeo GT. La Postmodern è stata appannaggio di Michele Zampini, Porsche 911 SC. Alle sue spalle la Porsche 911 Speedster di Cosimo Casilli e la Porsche 944S di Mario Croce. La classe GT ha visto il successo di Francesco Battista, Porsche Cayman, seguito da Lucio Lo Schiavo, Maserati Coupé. La affollata classe Ferrari è stata invece appannaggio di Mario Bonanno, su 355 GTS, piazza d'onore per Luciano Marano, Ferrari F430 e terzo Francesco Galletta, 355 GTS. Il 20° Tour della Penisola si è concluso con la premiazione presso il Grand Hotel Eccelsior Vittoria. Il presidente Giuseppe Cannella, visibilmente commosso, nel ricordare anche il 35ennale del club da lui diretto, ha sottolineato l'importanza di aver costituito un gruppo di amici, prima ancora che di appassionati, che si riconoscono nella famiglia Classica Club Napoli, aperta sempre all'arrivo di graditi new entries. Per il Classica Club Napoli ora è tempo di stilare il calendario 2019, con il consueto impegno dello staff, coordinato dal vicepresidente Raffaele Cucuzza, nell'intento costante di migliorare ulteriormente la qualità di raduni di così alto tenore umano e culturale. Il commento finale del presidente Giuseppe Cannella. Presidente, 20° Tour della Penisola, il tempo un po' inclemente, ma questo non ha impedito di essere tutti qui felici, contenti e aver passato delle giornate magnifiche? Sì, siamo stati bagnati, diciamo, anche dalla fortuna, perché è la prima volta che troviamo un clima così piovoso. Normalmente abbiamo sempre il sole, infatti
La prima giornata mi sono un po' preoccupato, pure i partecipanti avevano qualche perplessità. Poi abbiamo fatto coraggio e siamo messi tutti in macchina, siamo andati giù Positano e abbiamo visto che anche se sotto la pioggia possiamo benissimo fare una bella manifestazione. Perché quando si sta con gli amici, sta in un ambiente piacevole, con le macchine che noi alla fine sono giocattoli per noi, perché da bambini giochiamo con le macchinine, ma da grandi giochiamo con i gioielli, però sono sempre macchine, quindi per noi siamo bambini adulti, diciamo. Abbiamo la fortuna di avere questa splendida struttura che ci ospita ancora, anche se ne siamo accorti anche loro ci tengono ad averci, e quindi questo ci onora, perché non è facile sentire un albergo a questo livello, a livello europeo, al terzo d'Europa, sentire che ci aspettano ogni anno con passione, con voglia proprio di vederci e di vivere insieme questi giorni. E il 2018 volge al termine anche per le attività del Classic Car Club Napoli. È stato un anno importante, ma particolarmente impegnativo. Noi abbiamo delle speranze, perché effettivamente abbiamo fatto molto anche a livello nazionale. Siamo stati a Roma, abbiamo fatto un bel convegno nazionale dove c'erano, diciamo, illustri personaggi, non faccio nome, comunque la seconda carica dello Stato, quindi per dire, c'era anche il presidente dell'ACI. Abbiamo fatto un convegno sempre in virtù di avere la possibilità di ritornare con le tasse agevolate da 20 a 30 anni, e quella è stata la nostra forza, che poi purtroppo ce l'hanno tolta, e noi speriamo, perché è fondamentale avere di nuovo la possibilità di far conservare le auto dei 20 anni o dei 15 anni, perché pagare una tassa su una vettura che poi non circola, non può circolare a vuoto, certamente vengono distrutte. E questo ci dispiace, perché poi nella storia non troveremo più. Queste adesso per noi sono macchine vecchie, però fra 20 anni o fra 30 anni saranno macchine storiche, d'epoca. E quindi è un peccato vedere queste macchine distrutte. Rising Team. Si è svolta in Islanda una nuova tappa di Lamborghini Avventura, la serie di spedizioni Lamborghini alla scoperta dei luoghi e delle strade più spettacolari del mondo. Dopo Andalusia, Transilvania e Norvegia, è stata scelta l'Islanda come destinazione ideale per testare la grande versatilità del Super SUV Urus su strade, sterrati e in paesaggi unici come quelli islandesi. Un viaggio partito dalla penisola di Reykjanes a sud-ovest, dove si trova la famosa Laguna Blu, l'area geotermale alimentata dalla produzione di acqua del vicino impianto geotermico, caratterizzata da piscine di acqua calda dal tipico colore azzurrino. Poi il convoglio si è spinto lungo la costa meridionale, toccando mete da sogno. E infine il ritorno alla capitale Reykjavik, cuore politico, culturale ed economico dell'isola, a restituire scene di civiltà dopo chilometri di natura e silenzio rotto solo dal rombo delle sette potenti Urus. La Porsche ha aggiunto due modelli supersportivi alla gamma Panamera. Le poderose prestazioni del propulsore V8 biturbo 4 litri, 470 cavalli e coppia motrice massima di 620 Nm, i sistemi dinamici del telaio, che includono la sospensione pneumatica tripla camera, gli elementi stilistici e le dotazioni esclusive, fanno della Panamera GTS e della Panamera GTS Supersport due sportive prestazionali uniche nel loro genere. Il cuore pulsante di entrambi i modelli GTS mantiene la promessa di un rombo, di un'esperienza di guida emozionanti. Se confrontato con la versione precedente, il nuovo motore biturbo ha una potenza e una coppia superiori rispettivamente di 20 cavalli e 100 Nm, che consentono alla Panamera GTS e alla Panamera GTS Sport Turismo di accelerare da 0 a 100 km orari in 4,1 secondi, in abbinamento al pacchetto Sport Crono, anch'esso di serie. I due modelli raggiungono rispettivamente una velocità massima di 292 e 289 km orari. Sabato 27 ottobre a Vallelunga è andato in scena l'ultimo appuntamento 2018 con gli Abarth Day, che da maggio hanno animato i principali circuiti europei. I sette appuntamenti, e quello italiano in particolare, hanno coinvolto possessori appassionati del brand dello Scorpione.
I partecipanti, circa 2000, hanno potuto provare la nuova gamma Abarth 595 e l'Abarth 124 Spider sia in pista sia su strada e vivere un'autentica rally experience accanto a piloti professionisti, alla quale è possibile iscriversi gratuitamente attraverso il sito scorpionship.abarth.com. All'insegna dell'adrenalina anche le performance di Vanni Oddera, il celebre campione di motocross e freestyler che si è esibito in un'area dedicata. Il successo della Bardet accompagna quello del brand. La 124 Rally ha conquistato il campionato mondiale di categoria RGT e il marchio sta crescendo in termini di volumi di circa il 15% rispetto al 2017, anche grazie alla nuova gamma Abarth 595 recentemente presentata alla Targa Florio. Present.